Ragazzi, per me è un grande onore stare qui di fianco alla mia guida di oggi, al pluridacariano e non solo, Beppe Gualini, davvero un grande maestro perché ci insegna sempre qualche perla. Per questo io ti chiederei una grande cortesia. Ci puoi dare due o tre consigli per guidare la nostra Scrambler Icon in sicurezza, ma anche divertendoci su una strada bianca come quella che abbiamo appena percorso? Perfetto, la prima cosa fondamentale, il segreto del fuoristrada si chiama bilanciamento dei pesi. Vuol dire essere capaci di spostarsi. Per spostarsi bisogna fare una sola cosa, stare in piedi. Se io sono in piedi e la moto mi parte da questa parte, io mi sposto per compensare lo sbandamento della moto. Quindi il segreto è tutto qua, molto morbido con le ginocchia, perché sono due sospensioni in più agli ammortizzatori. E l'altra cosa fondamentale del fuoristrada è dimenticare il freno anteriore. Lavorare soprattutto di freno motore e guardare molto lontano, perché se io guardo lontano, avendo poco grip in caso di ostacolo emergenza, ho maggior tempo per riuscire a fermarmi o cambiare traiettoria. Se io guardo davanti a me alla mia ruota, quando arrivo sull'ostacolo è troppo tardi. Assolutamente, Beppe, in particolare sulla Scrambler, tu ci vuoi suggerire magari un trick, una marcia da inserire o piuttosto, non so, intervenire sull'ammortizzatore posteriore nel precarico? Sono cose che mi stanno venendo in mente Certo. adesso così, ma. Allora, la nuova Scrambler ha dato una priorità importante che è quella del comfort del pilota. Quindi la sospensione è abbastanza morbida, in grado di copiare tutte le asperità, che è la situazione perfetta per fare il fuoristrada, perché nel fuoristrada la sospensione deve copiare tutte le asperità. L'ammortizzatore va indurito se io vado a spingere sull'asfalto con la velocità Chiaro, chiaramente chiaro. superiore. Quindi di base ognuno può settare, perché le sospensioni sono regolabili, la propria sospensione in rapporto al peso e allo stile di guida, cioè se si è aggressivi o se si è, come li chiamo io, turistici nella guida. Il segreto comunque è sempre non esagerare, non andare oltre i limiti. Ricordiamoci che abbiamo un pneumatico molto valido, che però è un intermedio, non è Tassellato un puro, tassellato da vera fuoristrada. certo. Perché ricordatevi che è facile far partire la moto, ma quando parte troppo, poi se non si ha la tecnica non si riesce più a recuperarla. Quindi fare un errore in fuoristrada è molto più facile perché non c'è il grip che abbiamo sull'asfalto. Quindi, come dico sempre io, fast and safe. Giustissimo, un'ultima cosa, Beppe. Ho provato questa moto, ritmi blandi qui sulle strade bianche, visto che abbiamo ABS ovviamente a due canali, non disinseribile sul posteriore perché non è ovviamente una moto da enduro, ma vuole essere una moto con cui percorrere serenamente una bella strada come questa, quindi mi sembra che il tuo suggerimento sia quella, usiamo bene il freno motore. Certo, usiamo bene il freno motore e io un'altra cosa che faccio sempre, se io passo dall'asfalto alla strada sterrata, faccio un test reale del Giusto. grip. Quindi io do una bella frenata e vedo il grado di intervento dell'ABS. Così io prendo le misure. Se io per caso non l'ho fatto, mi trovo subito un'emergenza, non riesco a stimare i tempi di frenata e le distanze, sono già fregato in partenza. Quindi assaggiate le performance dell'ABS sullo sterrato, perché gli sterrati non sono tutti uguali, quindi i grip cambiano. Quindi provate in modo che siate già pronti in caso di necessità a reagire, ma con una stima di distanza che è reale. Beppe, grazie davvero tanto, per me è un grande piacere essere sempre in tua compagnia, speriamo presto di avere altre occasioni. Ragazzi, un saluto da Duccio, salutiamo gli amici di Viva la Moto. Sì, viva la moto e vi aspetto alla scuola di Enduro, che è la DR Enduro di Ducati. Andate sul sito, guardate tutte le informazioni e vi aspetto. Vi metto in descrizione il link per avere tutte le informazioni. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!